Buongiorno! Sono ancora super addormentata, però udite, udite, è il 2 di agosto e mi sono svegliata all'ora che mi pare e non ho niente da studiare. E già questo inizia tutto in un modo migliore proprio. Comunque, buongiorno, sono alle 10 e tre quarti. Mi sono alzata, ho fatto colazione in compagnia di un video di Emma Mezzadri e niente, quindi la giornata è partita sempre con il sorriso. Adesso devo assolutamente sistemare la camera perché è una camera che ha accumulato tipo tutta la sessione estiva. Un po' l'ho sistemata man mano, ma molte cose sono state buttate lì, insomma, è da sistemare. E poi devo assolutamente andare fuori a fare due commissioni e un po' di spesa. E per ora questo. Oggi pomeriggio palestra assolutamente. Per il momento questo è il piano di questo venerdì. Perciò adesso musica e sistemiamo insieme la camera. The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I? Ok, direi che ha assunto una forma un po' più ordinata di prima, a parte questo che ora toglierò. E bene, una cosa che devo fare è staccare questo. Ciao ciao, ciao, addio per sempre. Quello era un post-it per l'esame. Quando tipo ho qualche definizione difficile o che faccio fatica a ricordare, me la segno sempre su un post-it perché mi aiuta a ricordarla. Nel frattempo mi vesto e vado a fare le commissioni che devo fare. Mi porterò anche Artù. Questo è tutto. Ok, sono viva, sono tornata e niente, ho fatto un po' di mini spesa, ho preso proprio tre cose per oggi a pranzo perché poi c'è la grandissima novità è che i miei genitori se ne vanno in vacanza e io non vado con loro soltanto perché devo partire con i miei amici, quindi non saprei come tornare in Italia. È probabile però che io li raggiunga in Croazia quando torno dalle mie vacanze. Comunque, vabbè, poi ve lo racconterò meglio. E quindi, visto che loro se ne vanno, mia mamma oggi andrà a fare la mega spesa prepartenza e prenderà tutto ciò di cui c'è bisogno. Però, visto che dicevo, niente, quindi lei farà poi la mega spesa. Però io, insomma, ho preso due cose per oggi perché non c'era nulla in casa. Bene, la macchinetta si sta scaricando. Devo fare una mega ricerca di voli perché sto organizzando una vacanzina di 3 giorni e quindi devo cercare dei voli buoni per la Spagna. Vediamo cosa troviamo. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't. Eccomi qua. Oggi è sabato 3 agosto ed è un giorno meraviglioso perché udite, udite, anzi, senza che io ve lo dica, osservate la casa, è vuota. I miei sono partiti. No, a parte gli scherzi, un po' mi mancheranno, soprattutto Artù. Però ho proprio bisogno di stare. Scusate per la voce, ma
Penso di aver preso un po' di raffreddore ieri, perché c'è stata una specie di tempesta qua a Bologna e non lo so, tipo sono caduti alberi, cose, c'erano tipo 20 gradi e io uscivo dalla palestra con i capelli bagnati e una specie di vestitino e quindi ovviamente mi sono ammalata, vabbè. E ho proprio bisogno di stare in totale solitudine, non che i miei genitori siano pesanti, per l'amor di Dio, e lo dico, cioè sinceramente, non avrei problemi a dirlo. No, non sono per niente pesanti, però insomma, sono comunque genitori come tutti, quindi l'idea di stare un po' da soli è meravigliosa. Stamattina ho, come si dice, non ho seguito le regole, tra virgolette, mi sono mangiata questi che ieri ho visto al supermercato e sono tornata bambina. Ma quanti di voi li mangiavano tipo, non so, al posto di una cena oppure dopo cena? Io un sacco. Fa molta tristezza non vedere più le ciotole di Artù per 3 settimane. Oh, basta. Stamattina relax. Cose di casa, diciamo, cose proprio tranquille. Dunque, ho fatto un po' di cose che dovevo, che mi ero prefissata di fare e sono andata a trovare la mia nonna, ho fatto un po' di un po' sistemato la camera, l'agenda, eccetera. Niente, ora sono qua al PC perché devo mettermi a sistemare un po' l'hard disk e tutte quelle cose che ho rimandato perché sapete, avevo gli esami, dovevo studiare, eccetera. Quindi ora è il momento giusto per farle e niente, ho scaricato un po' di musiche nuove per i vlog e basta. Sono molto molto felice, veramente. Una liberazione enorme. Allora, ce l'ho fatta, mi sono preparata. E niente, adesso sto uscendo, devo andare a fare una cosa molto divertente, la ceretta, ma questa purtroppo ormai sono abituata. Poi penso che farò un giretto in centro rapido e poi verso le 6 devo essere a casa perché appunto ho ambulanza, quindi vorrei fare le cose con calma. Vi porto in centro con me. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Eccomi, sono viva. Allora, ho trovato quello che cercavo. Cercavo una borsa a spalla. E l'ho trovata, questa qui beige, super carina, di questo, boh sì, colore chiaro. E lasciate stare che dentro è gialla, a me non interessa il dentro, diciamo, perché la userò soltanto fuori così. E niente, è molto bella, è molto grande. Poi ho trovato, mi serviva un paio di pantaloncini per correre o per andare in palestra e ho preso questi qua neri classici. Mi serviva un reggiseno nero classico, una, così, come si chiama? Un triangolo, per poterlo abbinare ad una mutanda che ho preso tipo leopardata. E niente, l'ho trovato e l'ho pagato 5,99 il costume e 9,99, no. Questi qua li ho pagati meno, tipo 3,99. E poi ho preso questo che non so molto come spiegarvi. Che sembra una specie di kimono, cioè lo indossate come se fosse un kimono e poi ha questi nastrini qua davanti che vi girate attorno alla vita e diventa un vestito praticamente aderente. Ed è appunto così, nero con questi fiorellini. È lo stesso motivo di questo, però nero, e appunto arriva fino ai piedi. Vedete, è super lungo. E niente, ho preso la S e questo costava in saldo 12,99 invece che 30. Poi, vabbè, basta. Dopo sono arrivata a casa, mi sono un po' appoggiata sul letto, riposata.
Adesso però devo assolutamente cominciare a cuocermi la cena perché alle 7 devo uscire di casa e sono le 6 e mezza. Mi cuocerò una bellissima fetta di petto di pollo. Ho preso un etto di bresaola. Porterò il pollo, la bresaola e dell'acqua. Così mangio quello in ambulanza. E basta. Quindi adesso accendiamo il fuoco. Basta. In questa mezz'oretta che passerà, mi vestirò, metto la divisa e poi con calma esco. Ok, ci sono. Sono vestita, vado e ci vediamo direttamente domani, ovviamente, perché questa la lascerò a casa. A domani. Buongiorno. Allora, mi sono svegliata da pochissimo, sono le 11:40. Che bello. Adesso mi sentirete gioire ogni mattina. Più tardi mi sveglio, più sono felice. Purtroppo mi tocca sistemare un po' perché ho capito cosa vuol dire accumulare cose in casa quando sei da soli, tipo tutti i piatti. Ho un sacco di piatti da lavare. Questa è l'unica sfortuna di abitare per un po' da soli. Devo raccogliere tutto il bucato che ieri ho lavato. Basta, poi sistemo un po' la camera perché è un delirio, più o meno. Guardate che cuoca provetta, mamma mia. Mega sugo di pomodori e cipolla. Cioè, voglio dire, non succede mai che io cucini queste cose buonissime. Sono le 2 e io all'alba delle 2 sto cominciando a cucinare, ma fa lo stesso, tanto non ho orari. Oggi pomeriggio mi riposo un pochetto e poi stasera vado a rifare le unghie, finalmente rifarò il mio amato semi. E poi niente, poi dopo cena esco. Sarà un'ardua decisione scegliere il colore. Adesso non fate caso allo schifo che ho un'unghia sì, una no, ma mi sono tolta lo smalto prima e quindi sono un po' rimaste così. Devo decidere che colore fare e sarà una decisione durissima perché mi durerà un mese di solito il semi permanente e quindi sarà il colore che mi porterò per tutta l'estate praticamente. Quindi non lo so, sono indecisissima. Ok, mi sono rapidamente vestita, adesso esco un attimo e vado a fare un po' di spesa, prendo la bicicletta così faccio attività fisica. Sono le 4:30 e basta. Faccio questa cosa, poi vengo a casa e mi metto un po' a leggere, rilassata, sul letto, che bello. Non ho ancora scelto il colore delle unghie, sono molto molto combattuta. Mi piacerebbe un sacco farle tipo azzurre, però non lo so, non sono convinta che ci stiano bene con la bronzatura. Molto bene, mi sono preparata. Tra l'altro ho messo il vestitino che ho preso ieri, così ora ve lo faccio vedere per bene. E sto andando a rifare le unghie. Ancora non ho scelto il colore. So già che sarà una scelta molto ardua. Però vorrei provare assolutamente l'azzurro. Vedremo. Vedremo dopo. E allora ho messo questo vestitino. Ve lo faccio vedere bene addosso. Quindi fa un giro con queste corde qui che non si vedono, ma ci sono queste. E niente, gira tutto attorno alla vita. In fondo, mamma mia, com'è buio, non si vede nulla. In fondo arriva praticamente alle caviglie ed è un po' così largo. Prendo la macchina, vado e ci vediamo dopo. Dunque, sono viva. E niente, ho fatto le unghie. E mi piacciono da matti. Adesso cerco di farvele vedere senza dovermi. Praticamente sono un rosa pastello e quest'unghia è oro rosa, anche se sembra oro, ma in realtà è rosa. Sono meravigliose e niente, mi piacciono da matti. Sono tornata a casa, ho cenato appunto con i miei parenti che sono arrivati a Bologna e quindi abbiamo mangiato insieme. E adesso invece devo fare una cosa bruttissima che non mi piace fare,
Ovvero pianificare il pranzo di domani, perché domani sto tutto il giorno in piscina ed è stata una novità, diciamo. Quindi l'ho scoperto tipo un'ora fa e quindi devo pensare a cosa portarmi da mangiare. Boh, no, non lo so. Pensavo di portarmi tipo delle verdure, non lo so. Ho dell'arrosto di tacchino. Che non è male come idea. Mi porterò ovviamente la borsa frigo con ghiacci, acqua, eccetera. Però devo farmi qualcosa. Ok, ho trovato una soluzione. Ho cotto tipo 9 zucchine. E vabbè, ho preparato frutta per i vari spuntini. E poi mi porterò tutto quel arrosto di tacchino che avevo comprato oggi. Vedo un po' il video che ho girato oggi, che è molto carino e che vedrete presto, spero. E niente, questo è. Sono già le 11, quindi è tardi, perché domattina alle 8 e un po' mi sveglierò e basta, questo è tutto. Quindi vi mando un bacio e ci vediamo domani.